Le agevolazioni. Allora, le agevolazioni, allora, per chi conosceva il FIT precedente, cioè le regole, quelle diciamo le precedenti del FIT, la nuova diciamo, normativa ha semplificato notevolmente, soprattutto dal punto di vista dell'utente, delle imprese, anche la modalità di calcolo, quindi per capire effettivamente qual è appunto il beneficio di cui può godere l'impresa con queste agevolazioni. Per cui c'è un finanziamento agevolato concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale poi l'impresa stipula un vero e proprio contratto di finanziamento, che pare appunto al 50% delle spese complessive previste dal progetto. Questo vale per tutti, quindi vale per gli organismi di ricerca, vale per i centri di ricerca, vale per le imprese, per i consorzi, insomma per tutti i soggetti diciamo, che abbiamo visto prima. Pari al 50%, al quale poi, allora questo finanziamento, per qualificare meglio le caratteristiche di questo finanziamento, è un finanziamento che ha una durata massima di 8 anni, quindi in termini di appunto di ammortamento, quindi deve essere rimborsato poi in 8 anni, con un preammortamento che al massimo 4 anni, in ogni caso segue la durata del programma di investimento, per cui in pratica se il progetto dura 2 anni ci sarà un preammortamento appunto di 2 anni, al termine del preammortamento scatta poi il periodo di rimborso che è appunto di 8 anni. Il rimborso avviene sulla base di rate annuali posticipate. Il finanziamento, come diciamo, è agevolato. In che cosa consiste l'agevolazione? Nel tasso che appunto pari appunto il tasso appunto a carico del beneficiario, 20% di un tasso di riferimento comunitario, che non è un tasso di mercato del credito, è un tasso utilizzato a livello comunitario per la gestione delle regole sugli aiuti di Stato, e che attualmente alla data attuale è pari al 2,77%. Per quanto riguarda appunto l'Italia, per cui il 20% è praticamente pari a, quindi l'interesse insomma è 0,5 insomma di interesse a carico dello Stato, a carico dell'impresa. Il resto ovviamente invece è il contributo che effettivamente ci mette lo Stato, ed è quello poi l'elemento, il beneficio d'aiuto che poi dovrà rispettare poi i massimali comunitari previsti dalla disciplina comunitaria in materia. A quel finanziamento che pare il 50% delle spese poi si sommano, quindi si aggiungono degli ulteriori contributi che sono invece a fondo perduto, cosiddetto contributo alla spesa. E c'è un contributo fisso che valido anche questo per tutti i soggetti, indipendentemente dalla dimensione, dalle caratteristiche diciamo giuridiche del soggetto, che pare al 20% nominale dei costi. In più poi viene considerato un'ulteriore percentuale, sempre calcolata in termini nominali dei costi, che vale invece in questo caso, e questo è un contributo maggiorativo, integrativo, che vale a seconda di certe condizioni, che in pratica sono quelle della dimensione, della caratteristica del soggetto, per cui oltre a quel primo 20% poi si aggiunge un ulteriore 20% che riguarda le piccole imprese e gli organismi di ricerca, quindi le università o centri di ricerca che collaborano per la quota prevista nel progetto, e un 10% invece nel caso di medie imprese, sempre calcolato in termini nominali dei costi ammissibili. Regola principale è fatto divieto di cumulare le agevolazioni sul programma con altre agevolazioni, per cui se l'impresa su un programma che intende presentare sul bando ha già ottenuto, quindi quello che fa fede l'ottenimento, quindi può aver anche eventualmente presentato, ovviamente poi dovrà fare opzione tra eventuali più diverse forme agevolative che poi dovessero essere per fortuna concesse lo stesso progetto. Nel caso invece in cui l'impresa abbia già ottenuto a valere sulle leggi regionali, comunitarie, statali, comunali, di qualsiasi tipo, quindi che siano comunque qualificabili come agevolazioni pubbliche, contributi pubblici, non, sulle stesse spese non può presentare domanda su questo bando. Non a caso dovrà rilasciare una apposita dichiarazione proprio nel modulo di domanda in cui si dice di non aver richiesto e ottenuto appunto altre agevolazioni per le stesse spese previste dal progetto proposto sul bando.
Altra particolarità, e questa è una novità rispetto alla normativa FIT precedente, è la possibilità per gli organismi di ricerca che eventualmente per statuto, per condizioni appunto giuridiche, della loro appunto condizione di organismo di ricerca non possono contrarre prestiti, c'è la possibilità praticamente di trasformare l'eventuale beneficio ottenuto in relazione alle spese della loro parte nel progetto di ricerca presentato, trasformare quell'agevolazione che corrisponde al finanziamento agevolato, quindi a quella parte del 50%, contributo a fondo perduto. Così si raggira il problema poi alla fine dell'impossibilità eventualmente delle università magari di contrarre prestiti, cosa che in precedenza costringeva alla rinuncia poi alla fine delle agevolazioni. Qui c'è un'esemplificazione, ovviamente è un esempio molto banale, ma giusto per rendersi conto un po' di come funziona il meccanismo appunto agevolativo, anche in termini di copertura finanziaria del programma. Per cui qui, giusto come dire, una semplificazione in cui qui ho rappresentato l'ipotesi di un progetto che comprende anche attività di ricerca industriale in misura non preponderante, quindi c'è 400.000 rispetto al 60% invece che riguarda attività di sviluppo sperimentale. Queste sono, diciamo, le agevolazioni in termini medio, ecco, di calcolo, un esempio medio di calcolo delle agevolazioni. Tenete presente comunque che sia in fase preconcessione che poi in fase a consuntivo, quando l'impresa poi effettivamente rendiconterà l'attività svolta, il Ministero farà la verifica poi che queste agevolazioni concedibili o poi a consuntivo quelle effettivamente poi richieste a consuntivo non superano i massimali comunitari, quindi ci sarà un calcolo specifico che è quello appunto che consentirà di verificare che il beneficio insito nel finanziamento agevolato sommato al beneficio connesso al contributo alla spesa che è calcolato dall'impresa in termini nominali non superi queste intensità massime che sono comunque espresse con una percentuale che non è quella nominale ma è quella equivalente sovvenzione, che è una terminologia che probabilmente chi ha dimestichezza con gli aiuti di Stato ormai ha già, diciamo, sentito nominale. Poi se c'è interesse poi possiamo spiegarla anche dopo, adesso non mi soffermerei su questi tecnicismi, però in ogni caso ecco perché quello che abbiamo rappresentato qui è un'ipotesi di progetto presentato, cioè un investimento medio presentato da un soggetto singolo, però è ovvio che poi alla fine il progetto può contemplare in maggiore o minore misura attività di ricerca. Quanta più attività di ricerca c'è, sempre non superando il 50%, quindi il limite della preponderanza dello sviluppo, tanto più si alza il livello, diciamo, di intensità massima comunitaria, perché comunque è ponderata fra i due valori che vedete qui indicati, 50% per la ricerca e 25%. Per cui nel nostro progetto in particolare, che è un 40% di ricerca e un 60% di sviluppo, l'intensità massima che si può concedere è un 35% di quella di sovvenzione lorda qualora si tratti di un singolo soggetto.